Vittorio Pissarro, Silvia Sicurì, Nacra 17, Palma di Mallorca, ISAF World Cup. Secondi dopo la vittoria a Miami, insomma è un bel andare, direi, no? È sicuramente un bel andare, a Miami eravamo già felicissimi, sapevamo di arrivare qua e di dover comunque giocare bene perché il livello era estremamente alto, eravamo molto, molte più barche rispetto a Miami, eravamo 73 barche, però abbiamo fatto il nostro e il risultato è venuto, siamo molto soddisfatti. Senti, sensazioni proprio a freddo, insomma, è pur sempre una tappa di World Cup, c'è ieri a brevissimo, però insomma, la soddisfazione di stare sempre lì penso che sia tanta. No? Poi voi avete una caratteristica, ditemi se sbaglio, iniziate, non dico in sordina perché sarebbe sbagliato, però iniziate tranquilli e poi andate quando c'è da andare. Ma diciamo che sapevamo che sarebbe stato un campionato lungo e vario, quindi nei primi giorni il nostro obiettivo era quello di avere dei piazzamenti da permetterci di lottare fino alla fine, quindi abbiamo cercato di essere, diciamo, relativamente conservativi all'inizio e via via che il campionato entrava nel vivo, cercare di essere sempre più incisivi e vincenti. Devo dire che sta funzionando. Questo è un campo di regata qui a Palma dove bisogna regatare in maniera semplice, o sbaglio, senza cercare, come dire, le mattate, insomma, con costanza e con regolarità. Beh, la regolarità è sempre una chiave vincente in questi campionati così lunghi, come diceva Vittorio. E Palma ci ha offerto condizioni di vento molto diverse, quindi è difficile crearsi uno schema anche dagli anni passati. Sicuramente sì, sai, navigare semplice ti permette anche mentalmente di fare meno fatica. Poi che cos'è navigare semplice? Quello è il problema. Il navigare semplice è il trovare sintonia in barca e fare le cose Fare le cose giuste nel come... momento Esatto. giusto, certo. Piccola retromarcia, la vittoria con il ventone, insomma, è diventata epica, ci sono delle immagini in cui c'è la barca completamente fuori dall'acqua. Potete descrivere quella giornata? Sono ormai passate, insomma, 48 ore con qualche aggettivo? Entusiasmante. Io da donna non nascondo, ho avuto paura quel giorno. Un mare così, stare in mezzo a un mare così non mi era mai capitato. E lì ancora una volta, forse mi ripeto, la fiducia che ho avuto in Vittorio è stata la mia chiave di successo. Cioè, senza di lui lì in mezzo non ci sarei voluta stare. Però abbiamo trovato il nostro equilibrio. E abbiamo vinto quella prova che ci ha dimostrato che l'anno scorso eravamo qua a scuffiare con 14 nodi e siamo arrivati ad arrivare a vincere una prova con 25. Bisognava essere anche coraggiosi per affrontare condizioni del Sangue freddo genere. e ne abbiamo Sì, avuto. sangue freddo, poi devo dire che un ruolo importantissimo l'ha avuto l'allenamento invernale a Cagliari. Noi quest'inverno, grazie a Ganga, abbiamo fatto un lavoro di vento forte col maestrale di Cagliari che veramente qua ci ha permesso di essere quelli che sapevano forse meglio di chiunque altro cosa fare con più di 25 nodi. Inestimabile, quelle poggiate che abbiamo fatto a Cagliari in questo campionato ci hanno Sono dato quell'arma in state più. utili, c'era il terrore dipinto negli Ma occhi io nelle foto che abbiamo. ho ringraziato nella mia testa Ganga, mentre a Cagliari ci diceva ragazzi oggi si fanno traverse poggiate, io dicevo ma perché? Ma chi ce la fa fare? Invece qui ho ringraziato perché vai a poggiare consapevole di quello che devi fare, consapevole che se le fai fatte bene la poggiata verrà, quindi è essenziale veramente. Senti, da qui a ieri, quali sono i vostri programmi? Ma molto semplice, andiamo a rilassarci al lago di Garda, facciamo fare un bagnetto alla barca nell'acqua dolce, respiriamo un po', siamo in famiglia, faremo qualche uscita tranquilla tra di noi da soli e dopo carichiamo e andiamo a Beh, rilassarvi comunque in barca in ogni Sì, ma caso. faremo qualche giornata, tante giornate da soli e 3-4 giorni probabilmente in barca, ma con un approccio molto di appunto far pulizia mentale e fisica. Appunto tutta questa diciamo giostra di comunque stress, logistica, viaggi che abbiamo fatto negli ultimi 2 mesi. Ultimissima domanda, voi spopolate sui social network, siete proprio avete un seguito mostruoso, vogliamo ringraziare tutti i vostri fan. Ma è incredibile, quando torniamo a terra e accendiamo il telefonino ci arrivano una quantità di messaggi che ci fanno proprio ridere, cioè abbiamo, oltre ad averne tanti, abbiamo fatto simpatici. E ci arrivano email, immagini, gente con la nostra maglietta. Guarda, è veramente una soddisfazione per me. Benissimo, ragazzi, Per per noi. voi.
Grazie mille e complimenti ancora. Grazie, ciao.